Spettacolo dello spettacolo alla Pineta Cristiano Malgioglio, onoratissimi. Che carina che sei, grazie per avermi invitato anche. Hai superato il rodaggio già da un po', cavalchi oltre 40 anni di carriera. Cosa ti ha permesso di affermarti in maniera così stabile? Ah beh, questo dovete chiederlo al pubblico, non a me. Un lavoro che amo moltissimo. E poi anche un pizzico di fortuna, fare i programmi giusti, fare le canzoni giuste. È molto difficile, poi non lo so. Che trasversale, piace a tutti di tutte le età, è una questione di energia. Anche ai bambini di un anno, penso un po'. Ma sicuramente un lavoro molto duro, molto faticoso. Sì, sono molto contento perché penso di essere l'unico personaggio che piace ai giovani, ai non giovani, agli adolescenti. Non lo so, forse perché vedono un personaggio particolare che non c'è in circolazione. Questo è molto bello, di avere un pubblico che non è soltanto quello di una certa età, ma il pubblico proprio trasversale. Questo è bellissimo. Questo me lo chiedo a volte anch'io perché non capisco perché. Sei un grande paroliere, hai scritto finanche per Mina, però per te riservi sempre pezzi un po' più divertenti, è voluto. Mina è stata straordinaria per me, però ce ne sono stati tanti, ho scritto per tutti. Per me no, beh, all'inizio della carriera scrivevo anche delle cose molto particolari, poi dopo ho smesso di cantare, mi sono dato alla televisione e poi sono venuti fuori successi come Mi sono innamorato di tuo marito, che ancora oggi è una hit grossissima nelle discoteche. O Danzando, e quest'altro pezzo che ho fatto con Barbara D'Urso, una sua canzone Dolce Amaro che va molto forte anche. Ecco, poi mi sono buttato naturalmente sull'America Latina, che io amo moltissimo. Desideri professionali ancora non esauditi? Quello di cantare stasera qui. Wow! Diamo così, in maniera molto speciale, un saluto da Cristiano Malgioglio alla grande famiglia della Pineta. Beh, un saluto speciale, vi voglio bene, un bacio, speriamo che tutto vada bene. Ok, grazie comunque.